È stata una decisione molto molto importante, giuridicamente complessa. Noi abbiamo fatto prevalere il diritto all'esistenza di un bambino che potesse avere diritti a muoversi, a circolare liberamente nella nostra Europa, a poter essere assistito da un punto di vista medico, insomma avere il diritto all'identità. Il diritto deve avere la forza di regolamentare ciò che esiste e la persona viene prima di ogni cosa. Poi c'è il dibattito, se sembra senza fine, anche nel nostro paese, sulle unioni, sulle adozioni, sulle famiglie, quello è un altro tema. Io penso che questa città ha dimostrato sensibilità giuridica senza precedenti, è il primo caso in Italia. Per noi i diritti della persona vengono prima di ogni cosa, e in questo caso è il diritto di un bambino che, se non ci fosse stato il nostro intervento, sarebbe stato sequestrato senza tempo, per carità, in una città dove si vive bene, Barcellona, ma senza poter avere una carta d'identità, un passaporto, senza che le loro mamme potessero venire in Italia, senza poter avere l'assistenza sanitaria di cui volevano godere. Insomma, penso che abbiamo scritto una bella pagina di civiltà giuridica, al di là di quella che sarà poi l'autonoma valutazione del Parlamento su questi temi, che ahimè stenta a venire da anni. Quindi ancora una volta Napoli scrive una pagina, secondo me, importante sui diritti civili e i diritti della persona, in particolare in questo caso il diritto di un bambino che ha avuto anche il privilegio di accogliere nel mio ufficio. Si aspettava tutte queste polemiche che sono comparse stamattina sulla stampa. Ma io faccio quello che secondo me è giusto sul piano giuridico, della giustizia, della legalità e della coscienza. Poi il dibattito fa sempre bene alla democrazia.